Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Il noto rotocalco turbomondialista La Repubblica, voce del padronato cosmopolitico, così annunzia con tono altamente allarmato in una delle sue pagine. Aperte virgolette, Brexit, il Regno Unito dice addio all'Erasmus, chiuse virgolette. In sostanza, secondo gli araldi del pensiero unico politicamente corretto del rotocalco turbomondialista, la tragedia del Brexit si condenserebbe nella fine dell'esperienza Erasmus. E non è certo un caso se all'indomani del voto per il Brexit, qualche anno addietro, molti dei giovani studenti Erasmus si lagnassero sulle reti sociali per la fine della possibilità dell'Erasmus. A loro poco interessava delle condizioni reali delle classi lavoratrici e della possibilità di risovranizzare l'economia garantendo più diritti sociali e salari più alti. A loro interessava solo la possibilità di circolare liberamente, in astratto per il diritto di studio, in concreto, come evidente, per la libera movida del plusgodimento neolibertino. Ora vorrei svelare un segreto che in realtà non è tale, ma vorrei svelarlo a quanti ancora credono con pervicace tenacia al sogno dell'Erasmus. Chi realmente vuole studiare seriamente all'estero, ciò che è bene e giusto, non ha affatto bisogno dell'Erasmus. Certo, l'Erasmus è di fondamentale importanza per quanti desiderino fare la movida nottetempo, in quella che è stata definita la lunga notte dei proci di un godimento senza limiti, dove i giovani, sempre più marginalizzati rispetto alle attività quotidiane e giornaliere, si prendono la notte per trasformarla in una sorta di vitalismo all'ombra, di godimento senza limiti e in assenza della luce solare. Ma in realtà chi coltivasse il nobile sogno di uno studio all'estero non ha in verità necessità dell'Erasmus. Viaggiatori culturali di prim'ordine che hanno segnato la nobile storia dell'Europa, che non coincide affatto con la storia dell'Unione Europea, che anzi è un pervertimento del nobile sogno e della nobile civiltà dell'Europa, ebbene viaggiatori culturali di prim'ordine come Goethe e come Nietzsche, come Schliemann e come Byron, non fecero l'Erasmus, eppure viaggiarono per l'Europa, studiarono, attraversarono i territori europei, calcarono il suolo delle patrie europee. Ricordo questa ovvietà semplicemente con l'obiettivo di ribadire ciò che è noto ma non è conosciuto. L'Erasmus non è ciò che rende possibile lo studio e la conoscenza delle lingue e delle culture europee, ciò che in fondo fa parte appieno della civiltà europea ben prima che nascesse l'Erasmus. Si può e si deve studiare la cultura europea spostandosi per l'Europa a seconda dei propri interessi culturali. Chi ad esempio in Italia volesse studiare Cartesio dovrebbe giustamente recarsi per il proprio dottorato in Francia, chi volesse studiare invece Cervantes in Spagna, chi volesse approfondire Schelling in Germania. Ma l'Erasmus non ha questo come obiettivo, con buona pace di quanti continuano a glorificarlo. L'Erasmus, come suggerisce l'acronimo in cui si esprime, dove la M sta per Mobility, allude semmai a un'esperienza che ho più volte definito come la nuova naia globalista. Il nuovo turbocapitalismo flessibile non ha più bisogno del servizio militare obbligatorio, come invece era per il capitalismo borghese e imperialistico, che doveva educare le giovani generazioni alla postura marziale. Il nuovo capitalismo postmoderno e glamour, di consumo, ha invece bisogno non più di sudditi ma di consumatori, appunto, di individui che siano formati alla movida e all'erranza diasporica. E a questo serve esattamente l'Erasmus come nuova naia nel tempo del turbocapitalismo sans frontiere globalizzato, a forgiare soggettività con erranza cosmopolitica, individui costretti a non avere una patria e insieme indotti ad amare questo come se fosse il sogno di libertà.
Ecco perché in fondo la fine dell'Erasmus non rappresenta una tragedia. Anzi, quanti vogliono realmente studiare all'estero potranno continuare a farlo, come da sempre avviene in Europa. Quanti invece, forse, venivano formati all'insegna della movida permanente dell'erranza, avranno meno facilità in questo processo falsamente emancipativo eppure celebrato dai pretoriani del pensiero unico, politicamente corretto ed eticamente corrotto. Radioattività con Diego Fusaro.